contatti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. E riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Buon venerdì a tutti e benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Tra due settimane un nuovo iPhone 7 verrà messo in vendita e c'è già chi è in coda davanti all'Apple Store di New York. Tra questi Jamie occupa il primo posto, ha 39 anni, è disoccupato e ha un sogno, quello di vendere al miglior offerente il suo posto in coda. Jamie ha passato così le prime due settimane e così passerà le altre prossime due, seduto davanti all'Apple Store rincasando solo 2 o 3 ore per poi tornare a fare la coda. Tu cosa ne pensi di questa vicenda? Ah, guarda, penso che sia il limite dell'assurdo, secondo me, perché comunque ci sono cose più importanti, no? Per esempio cercarsi un lavoro, penso sia la cosa migliore, piuttosto che sperare che qualcuno gli compri il posto. È un parere personale, poi ognuno fa quello che crede. So che ci sono tanti fanatici che sarebbero disposti a pagare anche bene, magari ha le sue buone motivazioni. Non, la gente non è più del tutto normale, nel modo più assoluto. È incredibile che si possano conciare in quelle condizioni le persone. Sarà giusto così, io non trovo sconcertanti. È una roba fuori testa. Cioè non è pensabile un fatto di questo tipo. Se uno non lo compra oggi, se desidera lo compra domani, però non è pensabile fare una coda per un iPhone. Tu hai un iPhone? No, io ho un telefono normale. Diciamo che tutti quei soldi per un telefono li spenderei ora come ora. Poi se fossi ricco magari sì, li prenderei. Sì, ce l'ho. Come tutti siamo però limitato a spendere 200 euro, non di più, perché non vedo. E più che altro mi interessa per determinate notizie sportive, non so, io seguo il calcio, quindi ogni tanto vedo i risultati e mi serve il telefonino in quelle condizioni. No. Quindi non condivide proprio il telefono in sé? Allora, guardi, quando lavoro c'è la segretaria che mi passa le telefonate, il resto non mi serve, quando vado a casa non voglio essere disturbato, quindi io personalmente non lo uso, però potrebbe essere utile. Ma secondo te, proprio perché questo telefono costa così tanto, come mai secondo te così tante persone lo cercano, lo vogliono e fanno anche la coda per averlo? Secondo me è proprio una manipolazione, una strumentalizzazione che la televisione fa, no? Perché ti fanno vedere tutte queste cose qua che imbambolano la gente, tutta questa tecnologia qua, ormai siamo tutti schiavi della tecnologia, ma mi metto dentro anche io. Però dentro certi limiti comunque, per me sono follie, perché c'è chi può permetterselo che va bene, c'è chi potrebbe anche farne a meno e che comunque sia disposto a tutto per averlo. Diciamo che è una moda, una specie di moda, diciamo. No, questo è un altro discorso che non si riesce a capire per quale ragione determinate persone riescono a fare dei sacrifici per arrivare ad ottenere queste comodità, forse, sono esagerazioni a mio avviso, non penso che ne valga la pena, è un modo di vivere che io non condivido e non sarà questione di età forse. Potrebbe essere anche un fatto di moda, cioè, ma dunque uno può guardare due aspetti. O guarda l'utilità per lui dello strumento, dell'oggetto, quindi
del tipo dell'iPhone, oppure guarda l'altro aspetto, che è un iPhone status symbol. Le faccio un esempio. Io vivo, passo molto del mio tempo in paesi arabi e diciamo ci sono questi strumenti che sono alla moda. In realtà poi uno dice a casa: cosa hai preparato per cena? Mi sono spiegato. Quindi non è che abbia un'utilità, no. Poi sul lavoro, come l'ho detto, normalmente usa il telefono dell'ufficio o chiama direttamente se le fa passare dalla segretaria. Poi alla sera non penso che uno si metta lì a maneggiare lo strumento, perché certamente non ha voglia.